razze greche unite a quelle egizie per un futuro radioso. Il Fayum dimenticherà le sue umili... Sembra che ci sia già stato qualcuno qui. Otefres! Cazzo, non è qui. Devo scoprire dov'è il mio informatore. Ci sono parecchi danni, ma niente sangue o segni di lotta. Che sia riuscito a fuggire prima. Queste pergamene non sono utili. Proviamo di sopra. No, chi può averlo fatto? Cosa stavi proteggendo? Una bambola. Ucciderò quel bastardo del coccodrillo. Nel nuovo Fayum ci sarà spazio per pace e ricchezza. Una nuova inchiostro e pergamene. Nulla che indichi dov'è finito Odefres. Aspetta, piume. Un piccio. Verità per tutti. Con le ultime acquisizioni delle terre egizie e i metodi di coltivazione greci, le fattorie del Fayum non sono mai state tanto ricche. Prosperità per tutti. L'ultimo censimento ha registrato maggiori ricchezze per... Una lettera lasciata dal mio informatore. Sembra sia fuggito, ma i soldati hanno preso il suo servo. Se il servo è ancora vivo, saprà dirmi dov'è Odefres. Sarà nell'accampamento militare qui vicino. Nel nuovo Fayum ci sarà spazio per pace e ricchezza. Una nuova epoca di... Ehi, resta dove sei! Muoversi su! Attaccheranno a vista qui. No! Ho già detto tutto quello che so. Chi sei? Un amico. Sta fermo e non fiatare. Ti porto via da qui. Oh, dei, grazie.
Hanno mandato addirittura un egiziano ad uccidermi. Non versavo così tanto sangue da tempo. Mi manda Apollo d'Oro. Abbiamo un interesse in comune. Chi sei? Cosa vuoi da me, eh? Sono Bayek di Siwa e voglio informazioni sul coccodrillo. Il fantasma che ha messo il Fayum in ginocchio, perché mai lo stai cercando? Fa parte di un gruppo che sta devastando l'Egitto e io ho intenzione di eliminarli uno per uno. Bayek di Siwa, non hai idea di chi ti toccherà affrontare. Il coccodrillo ha trasformato la terra e le persone. Quelli che non abbassano la testa diventano suoi schiavi. E non hai idea di chi sia il coccodrillo? Ho rubato un libro mastro a un magistrato greco che penso sia corrotto. Forse contiene l'identità di questo coccodrillo. Ah, se lo portiamo ad Apollo d'Oro, forse riusciremo a far crollare tutta l'organizzazione. Dov'è il libro ora? L'ha nascosto mia moglie Kent. Finché i tolemaici pensano che l'abbia io, la mia famiglia è salva. Ecco perché devo scappare via. Tieni, Kenut capirà che sei un amico fidato. È per mia figlia Shadia. Quando avrai il libro, raggiungimi al molo a sud di Eumeria. Bayek, fai un giro sulla mia nave prima di andare. Tengo un registro dei problemi locali in cui forse è invischiato il coccodrillo. Potrebbe tornare utile a un Mejai. Ups. A chi è dedicato questo santuario? Prego, Absenirys sono spariti in... Che stai facendo? Absenirys sono spariti interi villaggi. Ne ho bisogno. Dei premino la tua generosità.
Dobbiamo pulire e rimettere in sesto questo posto. Kenut. Sì? Mi manda Otefres. Voglio aiutarvi. E ho la bambola di tua figlia. Bene. Aspettavo un segnale da mio marito. Grazie. Vieni, parliamo davanti a un piatto. Ed è la protettrice di tutto il Fayum. Da quando Otefres ha rubato quel libro, il Fayum è in subbuglio. Ogni notte ci sono soldati di pattuglia con le torce. E questa mensa è stata praticamente rasa al suolo. Perlomeno io e Shadia siamo state risparmiate. Otefres ha pensato a tutto. Dov'è il libro ora? Ho chiesto al nostro servo più fidato di nasconderlo nella villa. Possono setacciarla da cima a fondo. Non lo troveranno mai. Puoi portarmi là? Sono stata convocata al faro per un'altra delle loro consuete indagini. Potrebbe essere pericoloso. Forse le autorità tolemaiche lavorano con il coccodrillo. Succede quasi tutti i giorni. Tranquillo. Non oseranno fare nulla a qualcuno nella mia posizione. Shadia, mostra a Bayek la via per casa nostra. Vieni, zio Bayek! Puoi vedere casa mia da quel tetto! Seguimi! Non soffri di vertigini, vero? Va avanti, piccola! Io ti seguo! Dove hai imparato ad arrampicarti così? Sembra divertente! Vengo qui spesso. Sembra tutto bellissimo. La gente dovrebbe essere felice, ma non lo è. Non preoccuparti. Tuo padre e tua madre si occuperanno di loro. Dov'è casa tua? Su quella collina. La vedi? Sì. Anche i soldati. Grazie, Shadia. Non può succedermi niente. Iside è fortissima, sai. Mi preme. Meglio stare bene attenti qua. Trovato il libro. Shadia. A lei il libro. E l'ho rimandata da sua madre. Devo trovare Kenut prima che la catturino. Oh, Shadia. Che cosa hai fatto, piccola? È rischioso giocare col coccodrillo. Hai visto Kenut? È qui! I soldati sono venuti e l'hanno portata al faro. Hanno portato anche Shadia. Kenut si è opposta, ma non l'hanno ascoltata.
C'è qualcosa che non va, vero? Non è mai successo prima. Avvertite Hotefres! Ora! Oh, dannazione! Canute e Shadia sono al faro! Devo raggiungerle! Tutti? Merda. Non c'è grado! Merda! Hanno bruciato le nostre fattorie e ci hanno cacciato! Come possiamo procurarlo? Hai fatto male a venire qui. Devi morire. Shadia. Shadia. اسفت خير اخ ميرو جد رخ الدعوه بنت È finita. Il coccodrillo ha vinto. Il libro perduto. E mia figlia. La mia Shadia. Ho preso tutto ciò che avevamo.
pagherà per questo, così come tutti i suoi servi. Niente riporterà indietro Sadia. No. Ma almeno avrà il conforto della vendetta. Lo avremo entrambi. Lo spero. Farò di tutto per aiutarti, fratello. Kenut è riuscita a dirti qualcosa? Solo che c'erano altri uomini oltre ai soldati. Guerrieri, alti e imponenti. Uno con i capelli rossi. Banditi? Soldati? Credo che fossero gladiatori. Quelli dell'arena di Crocodilopoli. A quanto pare, quel mostro usa i lottatori per i suoi lavori sporchi. Troverò quel mostro, amico mio. E morirà. Aher Heru? Rossini. E oi. Boh! Idio Dio. Ora angulimi di meccanismo. L'arena dei gladiatori. Così il coccodrillo recluta qui gli uomini per il suo esercito. Scusami, cosa puoi dirmi su questo posto? Beh, non vedi? È un'arena per i giochi sanguinari dei romani. Io li trovo barbarici. Ma sono apprezzati da chi vuole dimenticare i suoi problemi. Prima era un tempio. Io lo preferivo così. Ehi, Neb. Cosa sai dirmi degli uomini che lottano qui? Uomini? Ma quali uomini? Sono dei. Non hai mai visto guerrieri tanto feroci? Possono spezzarti in due con una sola mano. C'è qualcuno coi capelli rossi? Per gli dèi, non hai mai sentito parlare dei fratelli venuti dalla Gallia? Non senti il loro sguardo. Le loro statue sono proprio qui. Signore, servono più lottatori. Ne stiamo perdendo troppi. Sei tu il padrone? Sì, sono il padrone. Felice Marziale. Tu chi sei? Un altro attaccabrighe sconosciuto in cerca di fama. Voglio solo entrare nell'arena. Mi hanno detto che hai un lottatore interessante. Capelli rossi. Parli dei fratelli gallici. Hai ragione, ma voglio essere molto chiaro con te, forestiero. Non te lo puoi permettere. Ora vattene, prima di spaventare i clienti. Signore, ha un simbolo dei Megiai. Un me cosa? Non importa. Sai combattere? Il fisico ce l'hai. Sembri un cane rabbioso. No, no. Basta con gli egiziani. Ho già una cacciatrice di Siwa che vale il doppio di te. La puoi trovare vicino all'obelisco est, se hai voglia di fartele dare di santa ragione.
L'unico modo per entrare nell'arena è farsi raccomandare da un gladiatore. Dunque, i fratelli Galli ci sono coinvolti nella morte di Shadia. Ma perché stanno servendo il coccodrillo? Devo entrare e scoprire di più. Il padrone dell'arena parlava di una gladiatrice di Siwa all'obelisco est. Chissà se la conosco. Siwa non è così grande. Devo incontrarla. Papa, Vivian! Ti uniamo! Greco nella zona delle baracche porterà a nuove misure di sicurezza. La presenza militare verrà intensificata. E demoni. Oi! Chi smiso non sa così. Nulla per tutti. Questo messaggio è offerto dalle carni Alessio. Alessio ha i migliori carni di Croco di Napoli. Eccola là. Un momento. Ma quella... fai nel Fayum? Ho sentito che è un buon posto per vivere. Ma non mi aspettavo di trovarti qui, Kensa. Che posso dire? È il richiamo dell'arena. Riesci a crederci? Sono una gladiatrice ora. Forza, dai, vieni, parliamo e beviamo. Credimi, Bayek, sto per realizzare il mio sogno. Se solo avessi una possibilità, potrei diventare campionessa. Pensa, soldi, fama, lusso. Che altro può volere una donna? Eh? Per questo sono venuto nel Fayum. Per farmi una nuova vita e dimenticare il passato. Ma purtroppo non mi hanno fatto entrare nella vita. Finalmente hai rinunciato a rimettere a posto il mondo, eh? Bene, era un sogno impossibile. Felice si fida poco degli stranieri, ma tranquillo. Con il mio aiuto presto lotteremo fianco a fianco. Ma prima beviamo! E domattina andremo all'arena per fare le dovute presentazioni. È bello rivedere un vecchio amico. Sobek è malato! Pezzuco è furente! Sobek ci mostra la volontà divina. Che cosa faremo? Io curerò Sobek! Continuate a pregare!
Avneo! Morias para que vas matar a tu tío. Y con todo, esperan que te diga lo menos a tu esquecio. Y tío, que sí, palma de afasco. Voglio quest'uomo come compagno. Si dà il caso che l'Iberico sia stato sbranato dai leoni ieri. Ho un posto libero. E se Kensa garantisce per te? Vi servirà un nome per lottare in coppia, però. Che ne dite di guerrieri di Siwa? Io credo che guardiani di Siwa sia più adatto. Può andar bene per l'arena? Ho sentito di peggio. Entrate. Dove i lottatori aspettano il proprio turno. Quello che senti è odore di sudore, sangue e anche qualcos'altro. Diciamo che se sei uno che se la fa sotto, qui sei libero di... Nell'arena nessun dio e nessun faraone può proteggerti, Mejai. Qui è dove probabilmente morirai. Fallo con sentimento, al pubblico piace. Se invece sopravvivrai, sarai ricompensato con gloria, fama e un'altra occasione per morire. Questa è la breve ma fulgida vita del gladiatore. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Ah, c'è Callisto. Callisto è un ex soldato di Tolomeo che dice di essere abile con la spada. Horus, un tempo era il lottatore migliore, ma il tempo passa per tutti. Ora è diventato l'ombra di se stesso. A destra i nuovi arrivati. Quell'armatura è delle truppe di Tolomeo? Molti lottatori non possono permettersi un'armatura. E comunque si rovinano in fretta. Tanto l'esercito ne ha anche troppe per sé. In più per noi è tutto più autentico. A proposito di autenticità, nell'arena puoi usare solo le armi che ti do io. Non permetto nessuna eccezione. Credo che tu conosca Kensa, la cui calda ma sospetta raccomandazione ti ha portato qui. Bayek, Crocodilopoli ha trovato un nuovo campione. Ho un altro sacco di carne e merda. Voglio vedere che sa fare. E sarà proprio colei che l'ha raccomandato a metterlo alla prova. Che ne dici? Pronto a incrociare le spade, Mejai? Vediamo se sei migliorata. Non male, vecchio! Ti hai chiamato, vecchio? Neck, mi hai sorpreso! Più appariscente, ma hai una buona vena cruenta per essere un cane del deserto. Ok, Kensa, hai un nuovo compagno. Tra poco si inizia. Preparatevi. Questi sono gli scarti di cui Felice intende liberarsi. Li faremo a brandelli, fratello mio! Ti taglierò le palle e poi te le farò mangiare. L'unico ostacolo alla gloria, i fratelli gallici. Sì, so bene chi sono. Ti senti bene, amico? Mi sembri assente. Tranquillo, dopo il tuo primo incontro l'agitazione passerà. Sto bene. Non mi hai ancora detto come sei finita qui. Ah, è una bella storia. Quando Tolomeo è venuto a Siwa, sono stata fatta schiava.
A quanto pare avevano intenzione di vendermi a un certo Settimio e alla sua cricca. Sono riuscita a prendere una spada e sono scappata. Poi sono finita qui, dove Felice mi ha accolta e addestrata. Ma basta pensare al passato, eh? Non sai quanto sono felice di poter condividere questa sorte con te. Presto le folle ti adoreranno, quasi quanto adorano me. Sì, già. Le nostre spade abbatteranno anche il sole. Ah, ti vedo esaltato. Parla con Felice quando sarai pronto a cominciare. Prima iniziamo, prima diventeremo campioni. Siamo pronti? Sicuro? Tutti si sentono pronti finché non vedono scorrere il proprio sangue. Ti farò iniziare con dei principianti. Se sopravvivi, penserò ad altro. Due guerrieri contro tutti. Il pubblico ama gli scontri impari. Cerca di non deludere loro, né me. Urlano contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Leggiamo bene. Quei due cani del deserto sono più forti di quanto sembra. Di un ricco mecenate. E poi? Poi avremo tutto un mondo di possibilità, amico mio. I gladiatori migliori ricevono missioni speciali e guadagnano più di quanto immagini. Se è così, vediamo di farci notare. Te la faccio pagare cara! Insieme voi due incapaci è stata una grande idea. La folla vi adora. Visto? Siamo destinati alla gloria, Felice. Gloria? Oh, 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 piano, piano, principessa. Hai ancora molta strada da fare. È un buon inizio, ma non siete degni. Non vi darò ai fratelli gallici solo perché avete massacrato qualche principiante. In realtà, però, un pensierino ce lo farei. Proprio non le sopporto più le tue lagne. Che dobbiamo fare per affrontarli? Oh, dei, ti ci metti anche tu. Intanto pensa alla prossima sfida. Per il disturbo, aggiungerò i leoni questa volta. Non mangiano da giorni, voi sarete la loro cena. Venite quando siete pronti. Finalmente ci siamo, amico mio. Dopo tanto tempo, forse avrò modo di affrontare i fratelli gallici. E tutto grazie a te. Non potrei chiedere di meglio. Cosa sai di quegli incarichi di cui parlavi? Oh, il virtuoso Bayek vuole sporcarsi le mani. Non ci posso credere. Deve essere dura comportarsi sempre da Mejai.
Per quello devi chiedere a Felice, ma sii discreto. Per arrivare al coccodrillo devo battere i fratelli gallici. Una ragione in più per tagliare la gola a chi ha ucciso Shadia. Felice, ho sentito che alcuni gladiatori ricevono incarichi particolari. Hai sentito male. E anche se fosse vero, dovresti fare molto di più per guadagnarteli. Il tuo lavoro, idiota arrogante, è combattere. Tutto qua. Guadagnati i soldi nell'arena o muori da pezzente. È proprio quello che farò. Siamo pronti. Finalmente. All'arena di Cirene si parla molto di voi. Fate un bello spettacolo e ci guadagneremo tutti. Quanto spesso affronti i leoni? Solo quando Felice ne ha qualcuno. Sono molto più costosi degli uomini che vengono a farsi picchiare. Non è molto onorevole uccidere gli animali. Neanche essere mangiati, Bayek. E poi è in gabbia. Andrà tutto bene finché resta lì dentro. Sono inarrestabili, più feroci delle bestie selvagge. Ma non dovevano essere in gabbia. Non ci sono regole fisse nell'arena. Vieni qui che ti ammazzo. Guardiani di Siwa trionfano ancora una volta! Saranno i fratelli gallici i prossimi? Dov'è Kensa? Il suo talento era richiesto altrove oggi. Dovrai vincere questa sfida da solo. Te la caverai. Altre missioni per il committente? Qui chi fa troppe domande dura molto poco. È un lavoro pericoloso. Gli incidenti capitano. Voglio solo dimostrarmi all'altezza. Allora vinci questo scontro e avrai la tua occasione di affrontare i fratelli. Se li batti, qualcuno ti noterà. Kensa starà bene. Oh, Terra Nubi. Devo vincere. Ecco, bastardo! Non ci sfuggirai! Ehi, big blast! Yeah!
Crocodilopoli! Che sia la nascita di un nuovo campione! Riusciranno i fratelli gallici a tenersi la corona? Scusa se ti ho lasciato da solo, ma te la sei cavata, no? Felice ti ha dato un incarico. Per conto di chi? Ti svelerò tutto a tempo debito, fratello. Sappi solo che il nostro futuro non è mai stato così luminoso. L'occasione di essere proclamati